l'arido, l'azzurro, la roccia, lo splendore delle acque, pianori immensi con fari, coste che nei millenni sono state tagliate dal vento, porti, semplicemente Lampedusa. E non più bastimenti, ma navi solcano i mari per porti fioriti da colori, da barche, sole e sale, storia per giochi di luce in un mare incantevole, nel quale mare noi oggi andremo a fare delle tecniche verticali, precisamente Tenia, quindi conosciamo la nostra Angler. Come vi dicevo, Ursula Cidra. Ci sono anche io. Buongiorno a tutti, buongiorno Nato. Buongiorno, buongiorno. Oggi sei mio ospite perché Grazie. Ti porto a praticare, lo sai benissimo, Tenia, questa... Che non è il verme solitario, no? No, assolutamente no. Non è il questa solitario. Cugina come tecnica del Bolentino, sì, qui di queste acque tanto praticata. E... Acque molto ricche. Sì, molto ricche di pesce. Infatti vedrai che con il Tenia, che noi l'abbiamo sempre innescato, dai, qualche volta l'abbiamo fatto con il gambero, esatto. Qui invece si innesca la laccia, si innesca il calamaro, di tutto, ma si piglia pure di tutto. Ci sono prede molto importanti. Quindi io direi, guarda, io vado sempre dietro a chi è più bravo di me e andremo con una persona a te nota, ma soprattutto cara. Vero. Orazio, un me Giovanni? Niente saggio. Nando, ma tu sai pescare un pochino col Tenia? Pure tu, orso, e ghiaia! Ogni vanno, visto. Sì, effettivamente persona a me molto, molto cara, e Giovanni Tommaselli. E direi anche nota. Ah, hai visto? Mi hai portato il regalo, il ciondolino? No, questo è il verme solitario. Tenia che noi usiamo, guarda. Andiamo? Andiamo, che sole alto? Che prendiamo? Oggi vi porto a Prai. Prai? Sì. Col Tenia? Sì, sì. È solo Prai, o può succedere anche... Può succedere anche di incappare su altri pesci. Non glielo dire. Le esche le hai prese? Sì, sì, le esche sono da poco. Multi esche, ok, dai. Allora andiamo, Nando, che proviamo. Avete capito? Niente saggio. Un ne. Nando, ma capisti come funziona? Andiamo, ho capito, siamo in Sicilia. Ed ecco che siamo arrivati sullo spot dove oggi attueremo questa tecnica con il Tenia. Nando, te lo stai guardando bene? Sai qualcosa? No, guardavo gli assist, a dire il vero. Sì, perché in commercio il nostro Tenia, questo gioiellino, perché sembra veramente il gioiellino farlo al femminile adesso, è in vendita con un assist già preformato, diciamo. Solo che noi oggi vogliamo insidiare anche un po' dei pesci forse più importanti, quindi aspettate che dalla mia tasca magica estraggo tutto, faccio la magia. Ci conviene preparare gli assist già da casa, questo perché diverse lunghezze, diverse tipologie di ami, proprio per cercare di prendere prede che il mare ci offre. Ora Giovanni ci ha portato, che batrimetrica, caro Giovanni? 70-80 metri, e qui andremo ad insidiare più o meno che tipologie di pesci? Pagri, scorfani, dipende, ecco, di pigliazione. Quindi useremo sicuramente ami diversi perché, come tu spesso dici, l'amo sì è vero serve per la nostra esca, però deve anche serve per il pesce. Cercare di afferrare e riuscire a portare il pesce in su. Quindi noi abbiamo acquistato appunto dei cordini proprio da per poter fare gli assist, e quindi ce li facciamo sì noi, ecco vedi,
Quindi questo anche la misura? Perché abbiamo diverse, la misura diversa, come viene applicata. Qui facciamo un nodo ad un solid ring e poi applichiamo uno split ring. Quindi lo rendiamo facile, intercambiabile? Gancio, sì, sì, gancio e scancio. Partiamo con la laccia, poi il gambero e il tentacolo di polpo. Si può usare anche la striscia di calamaro? Certo, si può usare anche la striscia di calamaro. Cannolicchio? Sì, 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 quello che troviamo. Oggi avevamo questa a disposizione, sappiamo che... Però anche la striscia è molto accattivante, ecco. Vediamo. Come puoi vedere, l'amo ferrante è sempre quello sotto. Quindi l'assist per mantenere il pesce, era questo che volevamo dire. Quindi abbiamo fatto bene ad utilizzare il nostro cordino e gli ami diversi rispetto a per quelli pesci. Che troviamo in dotazione per pesci più grandi. Questo noi cos'è? Un pesce bannera, un corazziere piccolo? È un corazziere piccolo. Filetto di alaccia. Niente traccia. In effetti è vero, l'amo, l'assist che tiene l'esca, spessissimo, ferra, pezzo, maio. Vai.
effettivamente con attrezzature leggere sì, hanno ragione, ti diverti, la tocca è sensibilissima, però io direi andiamo nell'angolo dell'esperto. Per quanto riguarda la parte tecnica legata alla pesca del tenia, ci sarebbe da dire subito che magari siamo di fronte a un artificiale in qualche modo datato, altro non è che un pezzo di ferro amo munito con un suo assist che è legato al pesce, ma soprattutto all'esca. Il tenia ha una particolarità, quella di essere una pesca verticale, molto interessante, sensibile, grazie ha un'esca in qualche modo corposa, che può anche essere un semplice gambero, non necessariamente una sarda o quant'altro. Questo ci consente, grazie a un buon braid, come ha fatto vedere la mia mentore Ursula in barca, una condizione di avere un buon braid, come in questo caso quello della Giazzui, che realizza dei braid appunto dedicati agli assist dal 30 al 50 libbre, quindi un braid morbido molto indicato per rendere l'esca fluttuante dopo l'amo. Su che cosa? Sui nuovi ami della Giazzui. In casa Giazzui abbiamo questi nuovi ami per quanto riguarda gli ami serviti da anello, la cui anellatura è fatta con saldatura dedicata, ami con il trattamento della punta chimicamente appunto trattato, abbiamo la versione anche offset, nonché non offset, quindi con il gambo storto per capirci, e lo stesso dicasi anche per la paletta. Questi sono i nuovi ami che vanno nelle diverse misurazioni. Stiamo usando delle wasabi molto interessanti come attrezzature. Tutti hanno montato uno striker 8 capi, la versione morbida, io personalmente preferisco il pink, quello rosa, molto leggero, ma il vero grande protagonista della puntata dedicata al tenia è il nuovo gioiellino di casa Tika, il Titan Claw, un mulinello molto interessante per la sua compattezza, per le sue piccole dimensioni, dove però è molto molto interessante la sua potenza, la sua forza, un drag di frizione praticamente di 15 kg e per un gioiellino che entra nella mia mano è veramente tanto tanto tanto. Ma che cosa bisogna sapere di questo mulinello, che trova applicazione in tante discipline verticali, quindi lo gini, lo slow pitch, il tataki a calamari, quindi il tenia, che è un mulinello realizzato su un sistema a 7 cuscinetti e ha un corpo realizzato in alluminio anodizzato forgiato ed è stato addirittura alleggerito con inserti in carbonio. La bobina del Titan Claw è in alluminio e viene commercializzata con un fondo zirinato, se riuscite a vedere bene, per favorire il buon utilizzo del trecciato e che questi eviti di scivolare nel suo avvolgimento. Il guidafilo del Titan Claw è capace di resistere agli agenti atmosferici e garantisce un recupero veramente molto 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 fluido. La frizione è a stella con una sezione micrometrica e quindi, come dicevo poc'anzi, ha un drag di frizione di 15 kg e dà dei dischi in carbonio in grado di resistere alla variazione termica. La manopola è regolabile in altezza ed è dotata di un'impugnatura morbida, ovviamente in eva, questo per favorire una bella e interessante presa. E quindi a questo punto, con questo gioiellino e le attrezzature che abbiamo visto, torniamo in barca e continuiamo la nostra avventura di Strike In. Una sana riflessione che Lampedusa è uno spot indubbiamente interessante, uno spot vincente. Quest'isola la raggiungi, benché è il faro d'Europa, la raggiungi in un modo straordinariamente sicuro. Io lo aggiungo comodo con la flotta che copre tutte le isole, appunto queste le pelagie, in modo tranquillo, effettuano una sanificazione in maniera veramente ineccepibile, scrupolosa, il personale è attento al rispetto di tutte le sicurezze, le norme emanate in questo periodo. E quindi cosa dire? Il gruppo Caronte Tourist Siremar, il Giro delle Isole, personalmente è qualcosa da preferire. We'll be right back.
io l'ho preso grazie all'assist. Hai visto che funziona, Nando? Sì. Ma Nando, che stai facendo? Niente, usaccio. Mi piace i polli all'insalata. E lei? Io ci provo. Io una volta facevo una trasmissione che si chiamava Noi Peschiamo Così. E ha ragione così. Loro sono bravi, io sono pescatore da domenica, arrancio. Non succede che non succede, ma se succede. Questo lacchette sì! Un involtino primavera! È un involtino primavera! Questo deve giù e canti, il polpo non ha cantato, poi vediamo questo è canto. Quindi quando diceva della intercambiabilità, effettivamente dà spazio sia a cambiare le cose, ma anche a dare spazio un po' a quelle che sono le fantasie, le frenesie di noi altri pescatori. Allora dico sì, è vero, non c'è una regola scritta che il Tenia vuole per forza la strisciolina, per forza il gambero. Si può anche tentare di osare laddove magari lo strumento, come in questa seconda mattinata di Buon Mattino, il nostro caro Buon Giovanni ci ha portato su uno spot di ieri dove ha visto qualche pesciolino più interessante, approfittando della qualità del Tenia, la forte struttura delle nostre wasabi. Io che sono un appassionato di polpi, che faccio? Altro che pesciolina, mo io piazzo un Big Jim. Che dici? Hai fatto bene. Bella idea quella dell'intercambiabilità. Questo ho detto assistenza, assistenza. Bravo, grazie. Tu oggi puoi pescare. Voglio grossa, cercare, eh sì, le canne lo consentono. Tutto super il light. Mare anche. Il mare in bonaccia e cosa facciamo? Giovanni mi dice che faccio bene. E meno sì. Male, meno male, niente saccio io. Niente saccio. E stamattina mettiamo dentro. Sei partito molto male. Andiamo dov'è? Quella che chiamiamo la molla, no? Del polpo, scivoliamo dentro e lo lasciamo così libero. Io ritengo sia un bel bocconcino. Andiamo? Andiamo, poi che avete innescato? Che innescherete? Io la strisciolina, io vado di strisciolina. Guardate come si sono preparati questi, eh? Striscioline, calamari, tentacoli. Voilà. Thank you.
il pesce palla. Io sto già giù da mezz'ora, sono sempre la prima. La prima calata è la mia. Quelli parlano. Molto divertente questa calata. Diciamo che come azione e sensibilità, almeno io che sono non dilettante, ma è il top dei dilettanti, cioè veramente impressionante il contatto, e io pesco col filo, lo sapete, quindi lenza a mano per me è l'emozione di avere questa canna, la sensibilità è come aver preso il pesce proprio con le dita, ecco. E il Tenia, diciamo che ha lavorato benissimo con una semplice strisciolina di calamaro, l'amo si è complicato all'interno di questo San Pietro così vorace, quindi ho giocato sul facile e il mio assist per inerzia è andato a finire all'interno del suo occhio, quindi è stato ferrato più che bene. E io un pesce quando l'ho visto? Nando, piano piano arriverà anche a te, abbiate fede. Un pesce anche questo? Questo mulinello è proprio bello, ha un recupero molto fluido, è molto leggero, maneggevole. Quando slavate la scopa non state attenti.
perché ha spine velenose, una, due e tre frontali, più quelle laterali e la dorsale. Giusti movimenti, tenia sul fuoco, diversi inneschi, dammi un po' di filo, ecco qua, piccolino, sincero, piccolino, pesce bandiera, femmina, questa cosa, diverse cose, tenia, gli assist di orso, li chiamo io, no? Questi funzionano, sì, per diverse esigenze, diversi inneschi, gambero, usciato, intero, striscia di calamaro, sarda, piccolo polpo, e chi più ne ha, ci mette uno il baccalà la prossima volta, e giusto movimento, il tenia deve lavorare a terra, il movimento deve essere fluttuante, l'azione morbida la dà la canna, il mulinello fluido, importante, maneggevole, impugnabile, ci consente di recuperare anche da profondità 50, 60, 70, anche 80, ho capito tutto io di come si pesca col tenia. Però guarda caso non ho preso un pesce. Devo sapere noi abbiamo preso una vastità, assolutamente, per ho visto Scorfani, San Pietro, Prai e un bel paniere, una due giorni molto interessante. Avrei dovuto sapere qualcosa altro, visto che non ho preso pesce. Niente saccio io. Siciliani, per caso. Anche mio nonno era siciliano, vabbè. Grazie Ursula, grazie, grazie Giovanni. E alla prossima per quanto riguarda striking, tecniche piscatorie. A presto.